Allora, immaginiamo che questo sia il nulla, non c'è né lo spazio, né il tempo, né le galassie, niente, l'universo inesistente. Immaginiamo che tutto sia concentrato in un unico puntino. Questo puntino è un puntino di energia che contiene tutto, tutto di tutto di tutto. Tutta l'energia di tutto l'universo, di tutto ciò che può essere possibile, è lì dentro. È una cosa fisicamente impossibile, però noi immaginiamola nella nostra mente così. Almeno immaginare nessuno ce lo può vietare. Allora, immaginiamo che questo puntino decide di creare lo spazio e di espandersi. Come fa a creare lo spazio? Decide di replicarsi accanto a se stesso e quindi vibrando si replica in tutte le direzioni e si espande. E l'espansione la possiamo disegnare con dei raggi che espandendo si creeranno delle sfere in tutte le direzioni e la sfera sul foglio la possiamo rappresentare con un cerchio. Ok. E i raggi, anziché farne tanti di tutti in tutte le direzioni, ne facciamo solo 6. E questi raggi, adesso facciamo, è una finta, è solo una finta, non è niente di reale, però è tanto per giocare, no? Nessuno ce lo può vietare, giochiamo. Qua non ne faccio un miliardo, mi accontento solo di questi 6, poi un giorno vedremo perché, però intanto questi sono importanti. Immaginiamo che questo puntino che decide di replicarsi in tutte le direzioni, quindi in qualsiasi punto dello spazio ci saranno le stesse identiche caratteristiche che ci sono qui dentro. Quindi questa energia che contiene tutto può essere trovata in un qualsiasi punto dello spazio. Adesso come faccio? Questa è energia centrifuga, cioè dal centro va verso fuori. Si espande e avremo un universo in costante esplosione ovunque. Però nello stesso tempo deve arrivare a un equilibrio. Quindi come fa questo puntino, questa energia che è in espansione, a tornare indietro, ad avere la stessa identica forza verso il centro? Tutto verso dentro. Così come verso fuori, così anche verso dentro. Molto semplice. Si prende uno di questi puntini qui, sulla superficie della sfera. Immaginiamo che questa sia una sfera. E disegniamo questi puntini sulla sfera e gli diamo le stesse identiche caratteristiche del primo, perché abbiamo detto che questo puntino si replica nello spazio, quindi in qualsiasi punto dello spazio ci saranno le stesse identiche caratteristiche. Quindi questo punto qui, per esempio, ognuno di questi 6, adesso li facciamo il là, cerchiamo di farlo un po' meglio, perché sennò, ok, più o meno, vabbè, proprio la precisione massima non c'è, ma non ce ne frega niente, stiamo solo giocando. Allora, ognuno di questi puntini, quindi stiamo disegnando sfere identiche, non una più piccola, non una più grande, ma sfere identiche perché dobbiamo metterle in equilibrio, diciamo. Chiaramente ci possono essere sfere di tutte le dimensioni e qualsiasi tipo di sfera di qualsiasi dimensione la si può trovare in qualsiasi punto dello spazio. Questo è solo immaginario, solo immaginario.
L'ultimo, bene. Quindi ci sarà questa forza che dal centro si espande in tutte le direzioni ed è centrifuga, giusto? Ma da qualsiasi punto nello spazio ci sarà altrettanta forza che va verso il centro e quindi è centrifuga dal centro e quindi è centripeta dalla superficie della sfera e in qualsiasi punto di ogni altra sfera ci sarà la stessa identica condizione, quindi se noi continuiamo a replicare lo spazio ci troveremo con ci troveremmo con, se li faccio a caso, perché faccio prima, più o meno, ci troveremmo con tante identiche situazioni ovunque nello spazio. E questa condizione andrà a replicarsi ovunque, praticamente ovunque. Adesso io posso riempire tutto il foglio di questa roba qua. E posso riempirlo con tutte le sfere possibili, grandi, piccole, eccetera. Capite il senso? Posso riempirlo tutto intorno. E in ogni punto ci saranno delle forze rispetto a questa sfera qui, il suo centro, ci sarà una forza esplosiva e da quest'altra sfera ci sarà una forza esplosiva dal suo centro, ma implosivo verso il centro di quel, cioè centrifugo da qua, ma centripeto, ovvero essendo centrifugo da quest'altra sfera di qua, oppone la stessa identica resistenza. E queste forze si annullano in qualsiasi punto dello spazio. Questa, secondo me, è la rappresentazione dell'energia che c'è ovunque nello spazio e che potrebbe essere l'energia del vuoto, l'energia oscura, fluttuazioni quantistiche dell'energia del vuoto quando vengono percepite con la materia. Ovviamente questo è uno stato statico. Per fare in modo che questo diventi dinamico bisogna agitarlo in qualche maniera. Io non posso sapere l'universo come ha tirato fuori la materia dal nulla, come ha fatto ad agitarsi. Però fatto sta che questa energia c'è nello spazio e non viene facilmente percepita perché, semplicemente perché è in contrapposizione ovunque e non è in movimento, è statica. Noi ci muoviamo lì dentro, nello spazio. Esiste, in qualsiasi punto dello spazio c'è questa roba qua. E quindi lo spazio è denso di energia, è denso, molto denso di energia. Solo che noi non lo possiamo percepire perché ci passiamo dentro così e pensiamo che le caratteristiche dello spazio debbano avere per forza caratteristiche simili alla materia, che si comporta in maniera che segue la termodinamica, mentre l'energia dello spazio potrebbe non seguire la termodinamica, esattamente come dice, come dovrebbero essere l'energia del vuoto, le coppie di particelle o e antiparticelle, fotoni e antifotoni che si annullano, però la fisica dice che nascono per un tempo brevissimo, troppo breve per avere un effetto sulla realtà,
sulla nostra realtà, però questa energia esiste e addirittura viene percepita con esperimenti tipo il Casimir Effect. Consiglio a tutti di andarselo a vedere. Casimir Effect. Andatevelo a vedere. A mio avviso, questa energia qui, con una giusta maniera, si può andare a perturbare affinché tiri fuori energia utile e quindi sfruttando la sua proprietà di poter esistere e di autoannullarsi fuori dallo spazio, cioè fuori dallo spazio-tempo, cioè in maniera diversa da come interagisce la materia e l'energia in base ai principi della termodinamica, probabilmente questa energia qui si può sfruttare per tirar fuori, per farla diventare praticamente reale, anziché statica e quindi potenziale, dinamica e reale. E probabilmente da questo spazio, da ovunque dall'universo, potremmo tirar fuori tutta l'energia che ci pare. Però queste sono solo congetture. Intanto mi piaceva farvi vedere questa cosa e questo ragionamento. Arrivederci.